è la coerenza, non l'abbiamo scritto, la coerenza è importante. Avete visto, no, l'avevamo detto, avete visto come è stato coerente il sindaco? Ha detto: non smettere di sognare è importante, altrimenti tutte queste persone, tutte queste cose qua che abbiamo detto prima, non avrebbero senso. Questo è un pensiero coerente. Voi siete i rappresentanti di altri bambini, io sono il rappresentante di tutti i cittadini e ovviamente è bello essere soprattutto il rappresentante dei bambini. Qua ci stanno molte cose importanti che vorrei commentare, se è possibile. Persone. Innanzitutto noi dobbiamo sempre ricordarci che la città, le comunità sono fatte di persone e che le persone sono tutte uguali. Non bisogna mai pensare che una persona è più importante di un'altra e soprattutto è molto bello che le persone, anche se diverse, perché uno ha il colore bianco, uno ha il colore nero, questa diversità non significa che uno è più importante e l'altro meno importante, ma anzi che è una cosa bella, che non siamo proprio tutti uguali, c'è uno che ha gli occhiali, uno che non ce l'ha, uno che è biondo e uno è bruno, uno che è bianco e uno è nero. E a me per esempio piace molto parlare con le persone che apparentemente sono diverse da me, perché magari mi insegnano qualcosa. Quindi è molto bello che uno accoglie persone, soprattutto quando hanno più problemi rispetto a noi. Scambio culturale, questo bisogna impararlo secondo me sin da bambino, ognuno ha le proprie idee, la propria cultura, però è bello confrontarsi con chi ha delle idee diverse. Cioè se io ho una mia idea, devo confrontarmi anche con chi l'ha diversa da me. Può capitare che certe volte io convinco un'altra persona che la mia idea è migliore, altre volte posso essere convinto del contrario. Quindi il confronto, certe volte si litiga pure quando uno si confronta con altre persone, però l'importante è che lo fa rispettando le opinioni degli altri. Io lo aggiungerei confronto, mi piace molto. Approfittiamo, facciamo questa tavola rotonda. Poi il punto di vista dei cittadini è importante. Il sindaco può avere tutte le idee di questo mondo, ma se non ascolta i cittadini e non coinvolge i cittadini non ce la fa. E poi io posso anche non avere alcune idee. Voi per esempio tenete tante idee, qualche volta perché non me le scrivete? Viva il sindaco! Grazie. Grazie. Un applauso.